L'incidente poco prima delle 4 del mattino, su questo tratto della trasversale delle Serre a Simbario, Vibo Valentia. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Bruno Vavalà, 23 anni, e a Nicola Callà, 60enne. Stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa al lavoro in servizio come camerieri a un matrimonio. La loro auto ha un problema, finisce in panne. Loro scendono per metterla in sicurezza, ma mentre spingono vengono travolti da un'altra macchina. Il più giovane viene addirittura sbalzato giù dal cavalcavia. Salvi, ma feriti, altri due ragazzi che erano con loro e che stavano dando una mano. Arrivano le ambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri che conducono le indagini. Non il primo incidente in quella zona, a capodanno la morte di un 32enne, stessa dinamica. 4 anni fa, 3 i giovani che persero la vita di ritorno da una festa in discoteca. Sui social, il cordoglio della comunità delle due vittime, Serra San Bruno, lì vicino. Perdiamo 2 grandi lavoratori, scrive il sindaco. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.